Ed eccoci allora ritornati qui in diretta dalla sala streaming del Teatro Carlo Felice. L'avete visto, ve l'avevo promesso, è arrivato qui accanto a me il solista del concerto, dei concerti che avete appena ascoltato e visto in diretta, Andrea Bacchetti. Allora Andrea, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per avermi ascoltato così lontani. Tu hai fatto un po' di scale per arrivare fin qua, sì, possiamo credo dire, che non sia solo il quelle sesto del piano. Pianoforte. Credo che sia il sesto piano del allora, teatro. Intanto, come ci si sente dopo questo tutto? Forse che tu tra l'altro hai anche fatto tre bis di cui poi dobbiamo sì, parlare. Sì, dividerò che cos'era. Che cos'era. Io questo concerto, questo programma l'ho suonato già 5 volte a gennaio in una piccola tournée con la Camerata Ducale, che è un'orchestra del Piemonte, un'orchestra quasi privata che c'è da un po' di anni, fa la sua stagione a Vercelli, si chiama Viotti Festival perché Viotti era di Vercelli. Uh-huh. L'abbiamo fatta a Vercelli, c'è poi anche in altri, il concorso intitolato esattamente nel teatro di Vercelli, bellissimo, non ero mai stato, è quello del concorso Viotti. L'abbiamo fatto a Vercelli, poi in altri 2 luoghi dove loro di solito replicano, poi abbiamo fatto a Roma, alla Sapienza, alla fine di gennaio. E direi che poi, per cui io il concerto di Bach lo suono dal 2001, però negli ultimi anni è stato suonato un po' anche in Sud America, poi l'ho suonato con l'ho suonato diverse volte con l'orchestra di Padova, comunque diciamo con orchestre più di organico, diciamo adatto, cioè che si dedicano più al classico e barocco, strumenti moderni naturalmente. Mentre Mozart l'ho suonato una volta da bambino questo concerto nel 92 a Parigi, perché cioè io la prima volta l'ho ascoltato nel disco di Arthur Rubinstein con Wallenstein degli anni 50, è talmente bello, e quindi l'avevo studiato da bambino, l'avevo suonato una volta, poi non l'ho mai più fatto e ho deciso di riprenderlo adesso, perché per stare a suonare sempre i soliti concerti di Mozart, 4.14, 4.15, credo che questo sia un concerto di Mozart già un po' beethoveniano, perché nell'ultimo tempo ci sono le variazioni, i cambi di modo, c'è il finale, e quindi il secondo tempo ha delle modulazioni spaziali. È molto moderno in un certo infatti, senso. Infatti, sì, più che moderno è proprio ispirato, perché è importante molto il ruolo dei fiati, che secondo me si sono disimpegnati molto bene stasera, a differenza di altre volte, senza fare nomi, dove hanno fatto un po' più fatica. Perché diciamo che per i fiati non è la solita marchetta che c'è nei primi concerti di Mozart, c'è un po' più di parti importanti, perché il K452, cioè il brano precedente a questo, sì, è il quintetto per piano e winds, cioè per piano e strumenti a fiato. Che quello che, se non sbaglio, Mozart in una lettera famosa dice: lo ritengo la cosa migliore che ho scritto fino adesso. E poi il K454 successivo è una sonata per piano e violino in si bemolle, che io ho suonato diverse volte, suonerò ancora la settimana prossima, che tra l'altro anche quella è una cosa meravigliosa. Nel secondo tempo c'è proprio una modulazione che è uguale al secondo movimento del 4-5-3, e diciamo il cuore del concerto è proprio nello sviluppo del secondo tempo, quando dopo che si è modulato alla dominante c'è una frase dei fiati che poi mi lasciano una corona, e da lì inizia una progressione da re minore che poi passa per la minore, poi passa addirittura a fa diesis minore, e da fa diesis minore arriva a do maggiore per la ricapitolazione. Quindi è un bel viaggio. Sì. Ora io, essendo molto quindi molto veneratore di Murai Perraia, mi sono negli ultimi anni, negli ultimi tempi, un po' più dedicato anche a questo studio teorico schenkeriano della musica classica, per quanto credo di non capirci niente, nel senso che molti hanno avuto, a tutti quelli che lo chiedo, compreso Schiff, che gliel'ho chiesto 2 settimane, 3 settimane fa, sono andato a vedere un concerto, e anche lui l'ha studiato, ma poi non si riesce a applicare. Con Perraia è proprio il maniaco di Schenker che spiega tutta la musica, tutta l'interpretazione sua della musica tonale tramite le teorie schenkeriane. Proprio lui riesce a trovare cellula, perché magari non tutti coloro che ci stanno vedendo ascoltando proviamo, perché tu dici non l'ho capito io molto, non ci capisco granché. Beh, però qualcosa prova a spiegarcelo, perché sì, perché praticamente Schenker dice che tutta la musica tonale, fino a Debussy escluso, quindi anche Franck, anche Chopin, Liszt, tutti quanti praticamente costruiscono la loro forma, la loro struttura musicale in base a una cellula, diciamo generatrice, ecco, questo è detto proprio in soldoni, e quindi praticamente ogni frase deriva da un'altra frase, poi quando ci sono le modulazioni e si trovano degli elementi nuovi, se non è altro che la
diciamo, la modifica, il cambiamento, la germinazione di questa cellula. Allora, per esempio, io ho visto nel terzo tempo del 4-5-3 c'è il tema si do re 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 sossofaf, che è un tema tipico di Rondò, sì. A B la seconda parte è la dominante, poi ritorna la tonica. Poi ci sono già questo praticamente sicuramente deriva da una cellula, deriva da un intervallo probabilmente di quinta su cui è costruita tutta questa frase. Poi vengono le variazioni con le terzine, sì. E quello di nuovo è una viene sempre dalla stessa cellula. Quando poi c'è il meno mosso che fa si do do mi, mi, si, ecco, anche questo è sempre modificato. Poi il minore probabilmente è la stessa cellula, però è nel modo minore. Però è chiaro che c'è l'arte, il genio di Mozart è in come, cioè noi oltre che in come le varia, in come le fonde questo assemblaggio in corso d'opera. Quello che mi chiedo è se veramente Mozart, Bach, Beethoven, questi geni senza tempo, quando scrivevano pensavano veramente a questo. Secondo Schenker me, non c'era ancora. Però comunque cioè, è lodevole la ricerca dei posteri sull'arte, sul genio compositivo. Però indubbiamente ora la difficoltà per noi interpreti, almeno per me, è quello di legare l'interpretazione, la lettura, il carattere, lo stile dell'esecuzione di un brano e di legarlo a questo. Ecco, Peraga fa questo lavoro tutta la vita nei dischi. Eh sì, lui ci crede proprio, tant'è vero che per esempio ha detto a Schaffer che lui Bartok secondo lui non è musica del livello di questi che ho detto, perché non c'è Schenker, non sono tutti gruppi di note. Allora il maestro Schiff, che è ungherese, è diventato matto perché, giustamente insomma, anche quindi, perché Bartok qualcosa di buono l'ha scritto, un genio senza dubbio. Per cui ovviamente Peraia dice non posso suonare Debussy, Ravel, niente, dove finisce la tonalità finisce lui la è proprio musica, ortodosso, è un ortodosso, ecco. Però io ho avuto anche dei colloqui con il divino Murray e niente, è un tipo troppo cerimonioso, poi non parla altro che l'inglese americano, quindi si fa già fatica a capire. Però indubbiamente io credo che il suo genio non sia soltanto, cioè questa cosa di Schenker sia una minima parte, perché il tocco, il fraseggio, il tempo, lo stile, cioè secondo me sono cose che prescindono dalla teoria e quello ha una natura musicale. Però la sua personalità è probabilmente anche dovuta a questo approfondimento. Per cui in Bach poi c'è da perdersi. Ecco, è di Bach che io vorrei parlare adesso con te, perché tu a Bach hai dedicato, secondo me, gran parte della tua vita di interprete e di musicista, anche perché una grossa parte della sua musica per tastiera tu l'hai incisa anche con risultati eccellenti, grandi recensioni da parte di che sono in arrivo tra un po'. Ecco, però c'è già qualcosa che Goldberg più volte. Ecco. Poi pardon, Michela. L'ansia, posso bere? Certamente, ti è concesso, ecco, non durante il concerto, poi c'è anche chi beve durante il concerto. Vabbè, sì, come non so se ti ricordi che erano le... Chi c'era? Mi ricordo una volta la GOG, c'era due piani, non mi ricordo, forse l'Angela Hewitt durante il diciamo ben temperato, vabbè, chiusa parentesi. Ma no, ma Bach, allora, io sono abbastanza contento di come l'abbiamo fatto, perché essendo che questo il Bach che io... diciamo cerco di promuovere un Bach romantico nel senso intellettuale del termine, cioè non sentimentale ma romantico, quindi che fa uso di sonorità corpose molto dell'articolazione della lunghezza della linea, e purtroppo oggi molti credono che non si possa più suonare così per via dello strumento antico, della filologia, ecco, perché poi questa è una delle grandi domande, cioè si dice allora intanto questi concerti tranne uno forse che è quello in re minore nascono tutti da quelli per violino, alcuni anche io prima non l'ho detto, da Vivaldi, quello per quattro cembali, che era quello bellissimo di Vivaldi, quattro violini. Ah, ecco. E c'è ovviamente Bach ha scritto questi concerti non per il pianoforte che tu hai usato questa sera. Certo. Allora però, questa è una prima domanda, poi è chiaro che di Bach ci si innamora, quindi il desiderio ovviamente. Sì, quello volta mi ha lasciato sconcertato il fatto che mi hanno detto che una volta hanno fatto provare a Bach uno strumento che era simile al pianoforte quello ha detto che è uno schifo. Per cui così è, si dice, in effetti, che lui avesse provato un prototipo. Sì, esatto, una specie di Cristoforo. Cioè quello che cambiava in pratica, lo spieghiamo anche per a chi ci ascolta, era il concetto per cui mentre nel cembalo la corda è pizzicata, nel pianoforte moderno ci sono i martelletti ed è uno strumento a corde percosse. Certo, percussione. Vabbè, però il pianoforte ha lo strumento moderno, ha i colori, ha il pedale, ha tante cose che secondo me vanno sfruttate. Certo. Ora, sono abbastanza contento perché a questa orchestra sono riuscito a trasmettere un po' la mia idea del suono di Bach e mi hanno aiutato, perché comunque i concerti per tastiera e orchestra d'archi di Bach, il pianoforte è praticamente concertante, per cui cioè, non è proprio solista come nei concerti poi di Mozart, Beethoven, romantici. Per cui altre volte ho fatto più fatica a imporre questa idea e...
più volte mi sono preso insulti da parte dei direttori che non vogliono sentire suonare Bach così. Purtroppo è triste a dire, però, e io, il mio maestro è stato il maestro per Bach, è stato il maestro Baumgartner dei Festival Strings, un maestro sommo che ha appunto ha suonato questo con Orzovsky, con la Clara Askill. Chiaro che erano di un'epoca che la filologia non c'era ancora, però certo. Comunque nella come dire, nel plasticismo dell'articolazione, cioè è un modo di suonare che esalta molto il ritmo, il colore, ma non è scolastico, cioè l'articolazione rimane libera, cioè risulta libera, non è metronomico, per cui in questo credo che si avvicini un po' alla filologia. Però io una volta ho intervistato Helmut Rilling, che è un grande ecco, e lui mi ha detto il concetto, la filologia, il cembalo, il pianoforte, è che in Bach c'è un messaggio enorme. Quello che conta non è darsi tanto da fare per trasmettere, non è il mezzo con il quale viene trasmesso il messaggio, ma è l'importanza di questo messaggio. Sì, forse. È così. E io sono dell'idea che con uno strumento moderno, una grande sala, i colori del pianoforte, tutto quanto, il messaggio venga meglio che non con la zanzara. Andrea, io parlerei con te ancora delle ore, magari in una prossima occasione avremo modo di fare una diretta apposta, però vedi che anche dai nostri monitor sta rientrando il concerto. Vi lascio alle gioie della terza sinfonia di Io ti ringrazio, i tuoi prossimi impegni al volo, due date, qualche data, allora, qualche luogo dove andate. Abbiamo l'11 di marzo, tra qualche giorno. Sì. Un'esibizione a Musile di Piave, ecco. Provincia di Venezia. Bene. Poi però il 13 a Mestre. Sì. Con Domenico Nordio, piano violino, presso gli amici della musica di Mestre, una stagione importantissima che la chiude Christian Zimmermann a maggio. Ecco, quindi sei in ottima compagnia. E poi l'indomani è Replica Belluno. E bene. Poi il 18 alla Spagna. Bene, Andrea. Piano solo Regolberg. Grazie, in bocca al lupo per tutto, per essere stato nostro ospite. Grazie. E allora a presto. Alla prossima.